Durante la pausa del seminario sull'abecedario della politica organizzato dall'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere, siamo in compagnia di Antonio Motteran, che ha scritto un testo, diciamo, preliminare in qualche modo ai lavori, se così possiamo dire, che non è altro che un interessante piccolo viaggio quello che potremmo chiamare politichese o insomma nell'utilizzo del linguaggio a fine politico nel tempo nell'Italia. E ha preso in esame alcuni diciamo, personaggi diciamo, in tempi ovviamente contemporanei, partendo da Mussolini, fino ad arrivare un po' anche alle tendenze linguistiche addirittura di Matteo Renzi. Ecco, io chiedo ad Antonio Motteran, lui che cosa ha in qualche modo, cosa ha estratto, ecco, da questo viaggio nel politichese italico, alla fine quale può essere un pensiero di sintesi? Ho notato che tutti coloro che hanno portato avanti un'idea politica, e in particolare leader di partito, hanno sempre fatto in modo che il loro linguaggio potesse essere attraente in qualche modo per conquistarsi un consenso il più grande possibile. E quindi quel linguaggio era finalizzato alla fine dei conti a richiamare l'attenzione del proprio popolo, ciascuno. E quindi Moro parlava al suo popolo, Mussolini al suo popolo, Berlinguer al suo popolo, Nenni al suo, e ciascuno parlava al suo popolo. E poi dicevano questi che uno apparteneva a destra e uno apparteneva a sinistra e si distinguevano, si differenziavano, ma sempre in funzione di sostenere una teoria, un modus vivendi, chiamiamolo politico. A mio avviso siamo arrivati ad un punto in cui quel modo di parlare della politica è stato fortemente messo in discussione dai fatti, dalle realtà. E ciò che conta oramai è una convivenza civile per un alto numero di persone che abitano il pianeta e per un pluriculturalismo che oramai sta diffondendosi dappertutto. E bisogna tener conto che si tratta di fare in modo che le cose attraverso la politica tornino a funzionare, e in questi ultimi anni le parole hanno perso di significato. Le minoranze hanno cominciato a comandare le maggioranze, ad esempio. Si parla di giustizia e tutti formulano teorie sulla giustizia e viviamo in mezzo a grandi ingiustizie. Ma allora, come si fa a dare senso alle parole affinché la gente possa capire che cosa significa giustizia? E cosa bisogna fare perché la giustizia sia giustizia sul serio? Ecco, io sarei arrivato a quest'idea. La nuova cultura deve essere una cultura dove, quando due si mettono a discutere, devono sapere sin dall'inizio che devono convergere verso una soluzione. Mentre prima c'era l'autorizzazione di discutere facendo ciascuno la sua politica e vinceva chi faceva il maggior numero di consensi, e quindi la divergenza serviva per prendersi una parte di popolo, la maggiore possibile, sia pur in minoranze relative, o in maggioranze relative, quindi minoranze, però tutto sommato si andava avanti. Adesso quelle regole politiche lì sono saltate tutte, ma non solo in Italia, anche negli altri paesi. Quello che conta è mettersi attorno a un tavolo e dire: cosa possiamo fare per far funzionare quel problema? Il problema, ad esempio, della fiscalità, il problema della giustizia, il problema della sovranità, il problema della cultura con questo mescolamento di culture. Ma come dobbiamo risolvere questi problemi? I problemi non ha più senso rifarsi al concetto di destra e sinistra. Ha senso insieme sapere che ci diamo un certo tempo per trovare la miglior soluzione per convergere verso un tipo di risultato. Questo è quello che bisognerà inventarsi come fare, perché è molto difficile discutere sapendo che bisogna convergere, molto difficile. Beh sì, diciamo in qualche modo è la possibilità è sempre difficile la possibilità di far convergere delle
analisi diverse verso la risoluzione di problemi, in qualche modo, che in Italia poi non mancano. Ma una cosa che volevo chiederle ancora, allora la interrompo solo per dirle, ma noi discutiamo perché prevalga la mia idea, perché io possa avere una posizione politica che dà dei vantaggi a una parte a scapito dell'altra, o discutiamo per trovare una soluzione che vada bene per tutti? Questo è il grande cambiamento. Oramai le grandi pressioni saranno esercitate dal fatto che la popolazione del pianeta sarà sempre più grande, che l'intensità dei problemi sarà sempre più enorme, e solo il cambio delle regole per tutto ciò che era piccolo, essendo diventato grande, occorrono delle grandi regole. Quindi le piccole regole per un mondo che era piccolo sono saltate tutte. Adesso occorrono grandi regole per i grandi problemi. O questo viene fatto attraverso la razionalità e l'intelligenza collettiva, oppure se non viene fatto ci pensa il conflitto, lo scontro, e dopo lo scontro, passando attraverso una sofferenza di dimensioni devastanti, tutti dicono: caspita, abbiamo capito, se non cambiamo moriamo tutti. Questa qua si sono scenari un po' apocalittici, nel caso non si riesca a capire. Perché è proprio perché sembra incredibile, e allontanare questo che è, c'è il grande rischio, ma non tanto per i ricchi che magari si sono fatti il bunker e si nascondono sotto, ma per tutti quelli che il bunker non ce l'hanno e che ci rimettono le penne. Bisogna essere onesti e dirci come stanno le cose. In questo lavoro che lei ha fatto, preliminare a questi lavori, a questo seminario, intitolato La parola data, appunto c'è questo viaggio prendendo in esame vari personaggi politici, no? E io volevo chiederle, di tutte queste persone che lei ha preso in esame, che appunto, diciamo, partendo da Mussolini, insomma, c'è Berlinguer, Nenni, Craxi, Pannella, eccetera, eccetera, secondo lei qual è che ha utilizzato di questi personaggi un linguaggio che riesce a travalicare i confini umanamente del contesto politico in cui è vissuto, in cui quel linguaggio veniva utilizzato? Un linguaggio, diciamo, che più si avvicina a un linguaggio universale, tra virgolette. Chi ha cercato di andare fuori dal coro è stato, e qui so che sarò scomodo nel mio dire, anche perché ho fatto molta fatica e tuttora faccio fatica ad accettarne tutte le parti, ma uno che ha tentato è Marco Pannella. Marco Pannella a un certo momento ha dato segno di assumere delle posizioni di pensiero che cercavano di uscire dagli schemi per affrontare i problemi per quello che sono, indipendentemente dal numero dei consensi o altro, ma il problema è quello, affrontiamolo e cerchiamo di risolverlo. Purtroppo l'ha fatto in un modo così spettacolare per farsi notare, perché non lo badava nessuno, che ha esagerato, ha ridotto la sua credibilità, secondo me, e in questo modo si è automesso da parte ed è diventato molto scomodo. È diventato scomodo anche a me. E a me dispiace molto, ma gli riconosco di aver avuto il coraggio di diventare antipatico per dire le cose vere. E con un saluto anche grazie al professore, credo, anche Antonio Motteran. Sì, adesso insegno, dopo una vita da aziendalista manager, adesso insegno a scuola. Perfetto. E chiaramente anche a Marco Pannella, che abbiamo citato, la ringrazio e le auguro buon seminario per quello che resta. Grazie, e avanti con la forza del cantiere, abbiamo tanto da fare.